Ciao! Siamo arrivati finalmente ai 100 iscritti. Sono troppo contenta, vi ringrazio tutti. Lo so che non sono tantissimi, però per aver iniziato 3 mesi fa il canale, insomma, sono contenta. E per ringraziarvi, diciamo, il video di oggi sarà un video un po' particolare. Praticamente ci sarà il backstage delle ricette, qualche errore, qualche cosa venuta male, insomma, qualcosa per farsi 2 risate, spero. E spero che vi diverta, che vi piaccia. Ci vediamo presto con la prossima ricetta, che sarà molto 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 estiva. Si accettano, insomma, scommesse. Provate ad indovinare che ricetta sarà. Un bacio e alla prossima. Ciao. Ho imburrato in una teglia, io uso lo stampo a cerniera perché è più comodo, e ci passate il bordo, sì. E ci passate il burro. Allora, pure se sembra un idiota, farò un po' di tenerezza perché sono idiota. Ti immagini, Max, cretina, ma che fai? Allora, per prima cosa, uniamo lo zucchero ai porli e li montiamo per bene. Perché se lo togliamo di colpo dal forno, poi si affloscia. Invece così facendo rimane bello composto. Già so che quando vedrò sto video farò fatica a metterlo su internet perché mi sembrerò un idiota, però vabbè. Allora, hai visto come si è cotto? Appunto, taglieremo tutto, quello ricomparirà così, e lo lasciamo freddare ulteriormente prima di tagliarlo a metà, perché sennò si rompe tutto. Stop. Riprendi me però quando parlo, lo le dico. Quando si sarà intiepidito andiamo a mettere le fragoline nella panna. Ciao, taglieremo questo, ovviamente. Rifallo. Amore, perché il mio cameraman mi riprende i piedi? Perché sono carini. Perché è feticista. Sì, mi piace. Taglieremo tutto. Con tutta la doccia. Per vari motivi, innanzitutto perché non si espandono, poi mantengono inalterate le proprie è importante che le vestiamo con la buccia, per prima cosa perché non si espandono, poi perché mantengono le loro proprietà nutritive. È importante lessarle con la buccia, primo perché non si espandono, poi perché mantengono le proprie proprietà nutritive. Adesso che le patate sono sbucciate, vedete, prendiamo la forchetta e le rompiamo. Sarebbe più comodo utilizzare, una volta schiacciate, avrete bisogno di un torlo, due torli del pepe. Dopo averle schiacciate avete bisogno di 2 torli. Ciao a tutti, questo è il mio secondo video. Ciao a tutti, benvenuti al mio secondo video. Sporcata, questo è un momento, capito, di tentazione. Non devo fare. Una volta ho visto un film che lei faceva così, stava a fare dieta. Dai, diceva, facci vedere. Stava facendo la dieta, questa stava facendo un dolce e ha fatto così. Si è sporcata, ha fatto no, non devo farlo. Alla fine l'ha leccata e se l'ha mangiato tutto. Mozzarella meno della metà.
e 6 fette di pan carré. Tre fette di pan carré. No? Sì. Ho utilizzato. Ciao. Ciao, innanzitutto vi occorrono 500 ml. Innanzitutto vi occorrono 500 ml di latte. Ci vogliono. No, no. Ma che noi non monteremo. Grammi di formaggio. Non è che era pulito. Meno male che era pulito. Ok. Sì, ma non puoi continuare a far vivo così. No, è tutto sporco. Scoprite la delizia. Ridillo, che mi ero un attimo incastrato. Stavo così. Cioè, vai a rialzarla. Meglio un coso, quelli per tagliare. Ma va tolta sta cosa intorno? Esatto. Quando avrete scaldato la pancetta e l'uovo, lo mettete nella pasta. Faccio altro. Guanciale. Cosa fai, Martina? Ok. Preparo tutto qua. No. Dunque, farina. Zucchero. Un forno. Un uovo. E facciamo assorbire pian piano a 180 gradi. Facciamo una cosa del genere. Ecco così. E poi togli la roba che sta dentro, che mamma ci ha lasciato i residui. Queste dosi. Alza più la voce. Così almeno si sente meglio. Io di solito. No, mi sa che è ancora un po' morbido. Ci aggiungo più cacao, aspetta, fermo. Allora, dobbiamo mettere il latte sul fuoco in un pentolino e... cioè, no. Allora, innanzitutto...